Vedete, non c'è esperienza più bella, credo, anche sulla terra di questo. Essere complici nel bene, vivere, donare, ricevere la luce delle persone che ci sono vicine. E questo ci dà la possibilità di vivere la nostra esperienza lontana da ogni incubo, anche dagli incubi che ci creiamo noi stessi, dalla nostra voglia, dal nostro desiderio quasi di acchiappare le cose, di viverle in modo possessivo. Il tempo, che è il dono più grande che il Signore ci dona, appartiene a Lui. E ogni volta che rientriamo nella Sua saggezza, abbiamo la possibilità non solo noi, ecco, di viverla nella pienezza, ma poi inevitabilmente di diventare un dono, potremmo dire un sorriso, perché questo è quello che Padre Pio ha donato a Padre Pasquale Rivaschi quella notte, un sorriso che illumina, che ci toglie tutti gli incubi, tutte le tristezze, tutte le paure di perdere tempo e ci dà la possibilità di diventare un punto di riferimento. Non a caso, proprio qualche notte dopo, qualche giorno dopo, Padre Pasquale fu chiamato ad essere ministro generale dell'ordine, punto di riferimento, a donare luce. Ha chiesto una luce per sé e il Signore gli ha detto, non solo gli ha dato quella luce, ma poi gli ha dato la possibilità di illuminare anche la vita e il cammino di tanti fratelli. Mi auguro che questo possa accadere per ciascuno di noi.